tutorial di oggi aggiungiamo una nuova mattonella alla nostra collezione di quadrati ad uncinetto. Devo dire che questo quadrato ad uncinetto mi piace moltissimo, non me lo sono inventato io, è uno schema che esiste, ma una di voi mi aveva chiesto di fare questo tutorial perché appunto gli serviva una spiegazione semplice e in italiano. L'idea mi è piaciuta moltissimo e quindi ho deciso di fare questo tutorial. E poi con queste mattonelle, come sappiamo, possiamo fare moltissime cose. Ultimamente ho visto delle bellissime borse e quindi questa può essere un'idea in più. Queste mattonelle le ho fatte utilizzando il filato Duetto, che è un misto lana da lavorare con uncinetti da 4 mm e ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. E il quadrato è lungo circa 10,5 cm di lato. Per unire le mattonelle vi ho fatto un tutorial specifico con 4 metodi per unire le mattonelle, ve lo lascio linkato alla fine del video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con un nodino iniziale, facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo. Passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. Lavoreremo tutto il primo giro nel cerchietto che abbiamo fatto. Nel primo giro lavoriamo 16 punti alti. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle. 1, 2, 3. E lavoriamo altri 15 punti alti. E se vogliamo, nel frattempo, nascondiamo la codina. 2, 3, 4 e così via. Lavoriamo in tutto 16 punti alti, contando anche le prime 3 catenelle iniziali. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella terza catenella, quindi nel primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E se abbiamo nascosto la codina all'interno dei punti, tirando, rimpiccioliamo un po' il buchino. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore, estraiamo l'uncinetto ed entriamo in uno qualunque dei punti del giro 1. Portiamo fuori l'asola e facciamo una catenella per agganciare il filo. Nel giro 2 lavoriamo un punto puff in ogni punto. Per il primo punto, per creare l'altezza, allunghiamo un po' l'asola sull'uncinetto, tanto quanto l'altezza di un punto alto. Ed ora filo sull'uncinetto, teniamo questi fili con il dito, altrimenti cambia l'altezza del punto, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e allunghiamo. Filo sull'uncinetto, teniamo tutti i fili insieme, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo, allunghiamo e ancora una volta, filo sull'uncinetto, teniamo tutti i fili, entriamo nel punto, portiamo fuori il filo e allunghiamo. A questo punto abbiamo 7 fili sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme e lavoriamo una catenella. E ripetiamo, nel prossimo punto un punto puff, filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, allungo, filo sull'uncinetto, tengo sempre tutti i fili, entro nel punto, porto fuori, allungo, filo sull'uncinetto, tengo, entro nel punto, porto fuori il filo, allungo, filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme. E una catenella. E ripetiamo per tutto il giro, quindi in tutto dovremo avere 16 punti puff. 1, 2, 3. Chiudo tutto assieme e una catenella.
e ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nell'asola con cui siamo partiti. Questa è la catenella con cui abbiamo agganciato il filo e qui su si è creata una prima catenella. Noi entriamo qui per chiudere il giro con un punto bassissimo e una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il giro 3 prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto e in questo caso lavoreremo sempre nell'archetto tra i punti puff. Quindi entriamo in uno qualunque degli archetti e portiamo fuori il filo. E lavoriamo 2 catenelle, 1, 2. Queste 2 catenelle sostituiscono un punto alto non chiuso. In questo archetto ne lavoriamo altri 3. Filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, porto fuori il filo, chiudo 2 e ne facciamo un altro, 3 e un altro, 4. Quando abbiamo 4 punti alti non chiusi, li chiudiamo tutti assieme e lavoriamo 2 catenelle, 1, 2 e passiamo al prossimo archetto. In questo archetto lavoriamo 4 punti alti chiusi assieme, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e questo è 1, 2, 3, 4 e chiudiamo tutto assieme e 2 catenelle, 1, 2 e ripetendo questo punto lavoriamo tutto il giro, lavorando sempre negli archetti. 1, 2, 3, 4, chiudo tutto assieme, 2 catenelle. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto puff, cioè in questa catenella. Queste 2 sono le prime 2 catenelle che abbiamo lavorato per sostituire il primo punto alto non chiuso. Quella successiva è la catenella del punto puff. Un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Anche nel giro 4 lavoriamo solo negli archetti che si sono creati tra i punti puff. Prepariamo un nodino iniziale, sfiliamo l'uncinetto, entriamo in uno degli archetti e agganciamo il filo. E in questo archetto cominciamo a lavorare un punto alto doppio che sostituiamo con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Poi lavoriamo 3 catenelle per l'archetto. 1, 2, 3. E nello stesso archetto lavoriamo 3 punti alti doppi, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto, portiamo fuori il filo, chiudiamo 2, chiudiamo 2, chiudiamo 2 e ne lavoriamo altri 2. Questo è un archetto d'angolo, completeremo questo angolo alla fine del giro. Nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, 1, 2, 3, nel prossimo archetto 3 mezzi punti alti, filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo e chiudo tutto assieme. 1, 2, 3. Nel prossimo archetto 3 punti alti. 1, 2, 3. E nel successivo archetto lavoriamo un angolo, 3 punti alti doppi. 2 volte filo sull'uncinetto, 1,
2, 3, 3 catenelle e 3 punti alti doppi sempre nello stesso archetto. Questa è la ripetizione che ripetiamo per completare il giro. Nel prossimo archetto lavoriamo 3 punti alti, nel successivo 3 mezzi punti alti, nel successivo ancora 3 punti alti e poi lavoriamo un angolo. Nell'angolo 3 punti alti doppi, 3 catenelle, 3 punti alti doppi. Lavoriamo così per completare il giro e alla fine finiamo anche l'ultimo angolo. E alla fine completiamo anche l'ultimo angolo. Nell'ultimo angolo mancano 2 punti alti doppi della prima tripletta. Quindi lavoriamo nel primo archetto 2 punti alti doppi. 1, 2. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella quarta catenella, quindi nel primo punto alto doppio. Con il giro 4 abbiamo reso quadrata la mattonella che fino al giro 3 era rotonda. Da qui in poi, se volete ingrandire le mattonelle, basta che lavoriate giri di triplette di punti alti. Qui in questo giro abbiamo lavorato punti alti doppi, punti alti e mezzi punti alti per rendere quadrata la mattonella. Ma da qui in poi, se volete ingrandire la mattonella, lavorate tutti i giri con triplette di punti alti in ogni archetto e nell'angolo lavorate 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. Per iniziare un nuovo giro basta fare un punto bassissimo nell'archetto d'angolo e partire da qui, come abbiamo lavorato nel giro precedente, quindi con un punto della prima tripletta, in questo caso un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, l'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3 e l'altra tripletta d'angolo, 3 punti alti. 1, 2, 3. E poi una tripletta in ogni archetto. E in questo modo potete fare questo quadrato grande quanto volete. Se invece la mattonella si conclude con il giro 4, una volta chiuso il giro col punto bassissimo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questa catenella di sicurezza fa un nodino. Se invece preferite, possiamo terminare con la chiusura invisibile, così il lavoro sarà ancora più pulito. In questo caso non chiudiamo il giro e dopo l'ultimo punto tagliamo il filo e lo estraiamo. E con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile. In questo caso, anziché entrare nel primo punto alto doppio, quindi nella quarta catenella, entriamo nella quinta, entrando in tutta la catenella e al centro della catenella dell'ultimo punto, così. E in questo modo la chiusura è perfetta. Qui dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Tutti i fili delle mattonelle li nascondiamo sul retro attraverso i punti. Per
nascondere i fili possiamo utilizzare anche questo attrezzetto che ha un piccolissimo uncino sulla testa e un ferretto che poi si chiude per intrappolare il filo. Basta entrare attraverso i punti, raccogliere il filo che dobbiamo nascondere, l'uncino si chiude tornando indietro e in questo modo nascondiamo i fili in maniera veloce. E la mattonella è pronta! Spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto, che soprattutto, come sempre, vi sia utile. Con queste mattonelle possiamo fare di tutto. Ultimamente vedo tantissime belle borse con le mattonelle, quindi per esempio una borsa, ma qualunque cosa ci venga in mente. Fatemi sapere se il tutorial vi è piaciuto regalandomi il vostro like oppure lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video. Se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, che è gratuito, e se vi va condividete il video con le persone che amano l'uncinetto. Come sempre aspetto di vedere tutte le meraviglie che creerete anche con questa mattonella. Sapete che potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram oppure facendo una stories in Instagram e taggandomi, così poi io la condivido nel mio profilo, oppure condividendole nel mio gruppo Facebook. Nella descrizione del video trovate tutti i link. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!